conclusa l'edizione che ha portato Vicenza ora ad iniziare i festeggiamenti per i 70 anni di vita e di attività. Direttore, com'è andata? Chiudiamo questi primi 70 anni con dati molto positivi, perché abbiamo rifatto il record della storia di questa molto longeva Vicenza, e i dati quindi sono positivi rispetto a gennaio del 2023, che ti ricorderai avevamo già fatto i record della storia. Siamo andati ancora più in su, quindi questo conferma il ruolo di Vicenza Oro come una piattaforma internazionale di assoluto rilievo, che attrae qui più di 130 paesi del mondo che vengono a comprare, a informarsi, a fare networking e a imparare qualcosa di nuovo. Marco, numeri record che ovviamente hanno portato anche tantissime persone a visitare i padiglioni, e tutto questo l'abbiamo visto anche ai tornelli, lunghe code, attese sul lungo e soprattutto la mattina. Sicuramente sì, se pensiamo che una fiera di questo tipo al giorno porta all'interno di un quartiere più di 10.000 persone, è sicuramente un numero complesso da gestire, quindi ci dispiace per le code lunghe. Da una parte c'è comunque sempre il tema della sicurezza dei nostri espositori, che abbiamo tenuto altissima per tanti motivi, ed effettivamente si è visto che abbiamo lavorato in un contesto totalmente tranquillo, quindi questo era a protezione di tutta la community che vive a Vicenza Oro. Poi certamente il numero è alto, stiamo lavorando sugli orari di apertura, facendo in modo che questi non coincidano con il traffico della normale città, ma stiamo lavorando molto anche con i parcheggi esterni, lavoreremo sempre di più con le navette, con i collegamenti degli hotel, e stiamo attendendo la mitica TAV, che molti di questi problemi se li porterà via, perché la fermata del treno ad alta velocità sarà proprio qua davanti alla fiera. Questo continuo spostare l'asticella sempre più in alto e continuare a migliorare i propri risultati arriva anche sicuramente da un'analisi importante che è stata fatta del passato, quindi un heritage consolidato e sempre più focalizzato per voi. Continuiamo a ripeterlo, e questi record di questi anni, tra l'altro post-Covid, sono il risultato di un percorso non certo recente, è un percorso molto lungo che è durato 70 anni. Abbiamo avuto la possibilità di rileggere la storia della nostra fiera grazie a un lavoro che abbiamo fatto internamente, e devo dire che in questi anni è stato veramente fatto di tutto, tante evoluzioni, decisioni strategiche, anche difficoltà di contesto superate, quindi se oggi abbiamo fatto questi risultati è merito di chi ci ha preceduti, e abbiamo la responsabilità di continuare a proseguire in questo percorso. Marco, tra le tante novità c'è anche l'annuncio dell'inizio di lavori davvero indispensabili. Diciamo che questo sarà il primo atto dei prossimi 70 anni, e quindi il primo atto è appunto demolire la famosa chiocciola, che, per quanto romantico come concetto, perché è del 71, è stato il primo padiglione di questa fiera, è assolutamente ormai anacronistica, cioè un po' non risponde ai requisiti funzionali che ci servono, quindi verrà demolita nelle prossime settimane, quindi siamo veramente lì, e costruiremo entro il 2026 un grande padiglione a due piani, che non solo ci permetterà di avere più spazio nel quartiere, ma renderà la navigabilità e la funzionalità di tutta l'intera struttura molto migliore, perché è proprio al centro del padiglione e sicuramente avrà impatti positivi su tutto il quartiere. Dopo su un momento estremamente importante per tutto il mondo che gira attorno a Vicenza Oro, che compie 70 anni, ma un momento importante anche per chi di fatto, come le aziende che espongono qui, fanno dell'export quasi una missione. Sì, è un momento importante, diciamo, la fiera, questo padiglione fieristico, questa piattaforma fieristica è importante, è riconosciuta in tutto il mondo, è un punto di riferimento mondiale che è stata costruita in 70 anni, come ci siamo detti, quindi è un brand, è un marchio dove le nostre aziende, i nostri imprenditori riescono a cominciare il loro percorso di internazionalizzazione, e non solo, anche i grandi imprenditori che hanno già costruito la loro brand awareness, la conoscenza del marchio all'estero, attirano tutti i buyers e tutti i clienti. Noi come ICE aiutiamo a portare, d'accordo con la fiera, circa 570 buyer, che sono quelli che poi vengono
costituiscono di fatto il patrimonio, diciamo, di un momento come questo. Le aziende hanno la possibilità di non andare all'estero per vendere, ma di trovarsi qua, incontrare i buyer, e questi buyer naturalmente devono riuscire ad incontrare quelle che sono i desiderata di oggi. Bisogna lavorare molto bene sulla selezione dei buyer, qui lo facciamo insieme con la fiera, stiamo sempre di più cercando di andare in direzione insieme alla fiera di coinvolgere però anche gli imprenditori, perché dobbiamo avere sempre la cartina tornasole che ciò che noi scegliamo è la cosa migliore anche per loro. Ci troviamo in un momento in cui post-Covid tutto è ripartito molto bene. Qual è la percezione del Made in Italy e quindi dell'importanza dell'esportazione in quest'epoca? Beh, è un segnale molto importante che comunque a livello di valore, un po' meno a livello di volume, i livelli sono ancora uguali rispetto all'anno precedente. Siamo quasi un 20% su totale export rispetto al 2019, quindi pre-Covid, pre-pandemia e anche pre-conflitti bellici. Questo è un grosso segnale della capacità di resilienza degli imprenditori, che non si sono mai fermati, che hanno sempre saputo combattere contro tutte le difficoltà. Adesso quello che sta succedendo e che stiamo vivendo, cioè il Covid e i conflitti bellici, hanno un po' rotto tutti gli schemi di prevedibilità. Perché quello che sta succedendo adesso è naturalmente che sta rallentando leggermente, non neanche tanto leggermente, la Germania, che sta entrando in una forma di recessione, e contando 80 miliardi di euro sui 630 miliardi di euro 2022 di esportazione che sono state fatte, capiamo che ha un peso importante, quindi dobbiamo cercare di concentrarci su quelli che possono essere anche delle alternative, paesi emergenti. Vediamo il piano Mattei del governo Meloni, che ha identificato delle aree di opportunità in quelli che sono dei paesi che avranno sicuramente bisogno anche delle nostre tecnologie per svilupparsi. Ci sono i Balcani, c'è anche il Far East, c'è l'India che è molto importante, che ha un grosso potenziale, anche il Sud America. Insomma, ci stiamo concentrando su dirottarci anche verso altre mete. Tante le novità che sono state raccontate durante questa edizione da record, ormai l'abbiamo capito, e quindi andiamo ad ascoltare anche le parole di Claudia Piaserico, che ha sottolineato l'importanza della formazione e di costruire un futuro proprio continuando a guardare le basi, ovvero l'heritage. La fiera compie 70 anni, un'exhibition importantissima non solo per il settore ma anche per tutta la comunità, e mi verrebbe da dire per tutto l'hub che riguarda il mondo del gioiello, del design. Assolutamente sì, è una fiera che compie 70 anni, ma è una fiera che si presenta anche estremamente contemporanea, attuale, modificata anche nel suo core, nel senso che non è solamente un luogo di business, ma sta diventando per noi un vero e proprio punto di riferimento per la collaborazione, per progettualità trasversali, quindi non soltanto un tema di lavoro in senso stretto, ma anche una condivisione di tutte le tematiche che possono riguardare il settore italiano, formazione in primis, tecnologia, internazionalizzazione, con tavoli sempre aperti, discussione, confronto, supporto, interazione, e devo dire che degli ottimi risultati si stanno già vedendo proprio in virtù di questa, diciamo, nuova anima della fiera.